Ciao ragazzi, oggi ci incontriamo in una location un po' insolita. Sono a Roma, in piena stazione Termini. Da qui passano ogni giorno circa 500.000 persone. Quest'estate voglio realizzare un sogno e per farlo devo mettermi in viaggio. Sarà un viaggio impegnativo e pieno di insidie e non posso affrontarlo da solo. Il mio treno sta per partire e sto andando a Milano a prendere una persona che mi accompagnerà in questa missione. Sono già gasato da giù di un bambino in un negozio di coltelli. State con me ragazzi. Eccomi arrivato in stazione centrale. Vediamo se trovo il mio degno compare. Dove sei? Eccolo. Eccoci. Buongiorno. Stai riprendendo? Sì, esatto. Buongiorno. Ti trovo bene? Hai cambiato taglio di... Sì, sto cercando di diventare figo. Sì, cioè più figo di quanto non sia già in realtà. Andiamo? Sì, siamo diretti verso il suo super mega attico di lusso. Sì, certo. In una zona un po' malfamata. Ma che malfamata? Però, dai, tranquillo. Però è sempre un attico di lusso, quindi... C'è il condizionatore acceso comunque. Perfetto, non chiedo altro. Eccoci arrivati nella Kille House. Come vedete l'arredamento è molto ricercato, come si confà ad una personalità del suo calibro. Adesso mi gusto quest'ottimo tè freddo. Cioè qua dentro non c'è manco l'ombra dello zucchero. Tu ti sei fatto abbindolare per anni dalle multinazionali dello zucchero e adesso ne sei diventato dipendente. No, ma guarda, va benissimo. Che ci offre la casa quest'oggi? La tristissima pasta a tonno con i pomodori. Ma a vederla così non sembra tanto triste. Sì, vabbè, ma in realtà cioè, ho fatto proprio la cosa più... Ci abbiamo... smodata passione per il cinema del Damerino. Guarda che outfit, guarda tu sì che c'è stile, porca miseria. Beh, perché mi hai messo il fratello di Super Mario. Ah beh, questa è una chicca, vediamo un po'. Guarda che bel piatto sto qua. Ah, vedo che hai trovato la soundbox. Bravo.
succursale proprio non sai manco che è. No. Però è buona. Siamo usciti per fare un po' di spesa perché i nostri poderosi cervelli hanno bisogno di sostanze nutritive per elaborare tutti i complicati ragionamenti. La mole di dati che acquisiremo. Sì, che elaboriamo di solito quando siamo insieme. Pasta integrale, salmone, lenticchie, ricotta. Pomodori? Sì. Verdi come piacciono fritti, a te? Sì. Ok, direi che con le cibarie siamo a posto, abbiamo preso tutto il necessario sia per oggi che per domani, soprattutto per domani, soprattutto per domani perché domani poi avremo bisogno di parecchie energie. Tra l'altro poi dopo dobbiamo svelare cosa andiamo a fare domani perché io ancora non l'ho detto, eh. Il carrellino per la spesa. C'è qualcosa da ridire? Cioè ragazzi, ma guardate qua che classe. A fare una passeggiata al Duomo, una meta originale. Sì, dai, facciamo qualche ripresa da mettere nell'intro, qualche time lapse, roba fresca. Sto facendo un time lapse all'interno della galleria. Ok ragazzi, è arrivato il momento di svelarvi che cosa faremo domani, ma d'altra parte lo avete già letto nel titolo. Andremo a Bolzano a visitare il Museo Archeologico dell'Alto Adige, ma soprattutto andremo a vedere Ötzi, la celebre mummia del Similaun. Per chi non lo conoscesse, adesso vi racconto un paio di cose su di lui. Il 19 settembre del 1991, due coniugi tedeschi in vacanza sulle Alpi rinvengono casualmente durante un'escursione un cadavere umano. Il corpo, ancora parzialmente incastrato nel ghiaccio, si trova in una conca naturale a 3200 metri di quota al gioco di Tisa, alle pendici del Similaun, nella Val Senales. Nei giorni successivi al ritrovamento e in attesa del recupero, diverse persone si recano sul posto, compresi i famosi alpinisti Reinhold Messner e Hans Kammerlander, che si trovavano lì per un progetto di valorizzazione del territorio. Vicino al cadavere vengono rinvenuti strani oggetti, insieme con frammenti di pelliccia, fibre vegetali e corteccia. Si fa strada l'ipotesi che probabilmente quel corpo si trova lì da molto, moltissimo tempo. Quattro giorni dopo la scoperta finalmente si procede al recupero del corpo, che viene affidato all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Innsbruck. Contestualmente vengono recuperati un'ascia con la testa in rame, un pugnale fatto di selce, una faretra con delle frecce, un arco, diversi frammenti di indumenti realizzati in pelle e fibre vegetali, dei contenitori in corteccia di betulla. Dall'analisi di questi reperti, l'archeologo Konrad Spindler dell'Università di Innsbruck capisce che quel cadavere appartiene ad un uomo vissuto nella preistoria. In molti sono scettici, ma l'esame del radiocarbonio gli darà ragione. Il corpo ha 5300 anni. Ötzi, questo è il nome che gli viene dato, è vissuto tra il Neolitico e la prima età del rame. Dopo anni di studi e ricerche in territorio austriaco, Ötzi viene restituito all'Italia e si trova tuttora a Bolzano. È stato un ritrovamento eccezionale che ci ha permesso di scoprire tantissimi dettagli sulla vita e le abitudini dei nostri antenati preistorici, dettagli finora sconosciuti o difficilmente verificabili. Inutile che stia qui a spiegarvi cosa Ötzi rappresenti per me e per tutti gli appassionati di preistoria, è semplicemente la scoperta archeologica del secolo. In pratica lo cito in ogni mio corso e spesso mi ispiro a lui nel riprodurre in maniera molto modesta oggetti che poi utilizzo per fare didattica con i bambini. Sono anni che voglio andare a trovarlo e domani finalmente realizzerò questo piccolo sogno. Ma siccome non sono, come dire, avvezzo a muovermi negli ambienti cittadini, Achille verrà con me in veste di accompagnatore e si preoccuperà che che la gita si svolga in maniera regolare e senza incidenti. Oh. Sei avvezzo tu? All'ambiente urbano? Come ti definiresti? Ti definiresti avvezzo? Un perfetto cittadino, no? Un cittadino, certo. Ok, perfetto. Cosa c'è di meglio di un cittadino per accompagnare un primitivo a vedere un altro primitivo defunto in una città? Abbiamo cenato, guardato un po' di TV, adesso ce ne andiamo a nanna che domattina si parte presto. Voi state lì. Buongiorno. Buongiorno, sono le ore, che ne so, 6 e 3 quarti? 6 e 3 quarti del mattino e ci stiamo avviando. Piove già?
ovviamente. Piove, stanotte si è piovuto, è rinfrescato, penso che la temperatura si è abbassata di almeno 10 gradi. Siamo diretti verso la stazione centrale e il nostro treno ci aspetta. Dovrebbe essere Verona il nostro. Sì, eh? Ah. Qualche ragnatela se stai contento. Ammazza. Buongiorno. Ciao. Non c'è niente. Allora sono le 7.09 e tra un pochettino partiamo. Come avete visto siamo in un ventre di vacca perché Achille ha prenotato i posti in prima classe super business, quindi abbiamo i tavolini, abbiamo le prese per attaccare. Ci stanno le prese? Sì, quelle stanno in qualsiasi classe. Per attaccare. No, stanno qua perché siamo in prima classe. Arrivati a Bolzano, adesso colazione veloce, poi dritti al museo perché io non sto più nella pelle. È freschissimo, si sta benissimo, faranno 25 gradi. Sì, ma mi sa che ha piovuto di fresco dall'altro, cioè ha piovuto come tu, vedi che Bolzano è infatti. Sì, si sta veramente una favola. E già a sinistra a via museo. Qualora... Okay. Direi che siamo sulla buona strada. In realtà vabbè, più avanti a sinistra è uguale. Molto carino, veramente molto bello. Sinistra. Andiamo. Siamo? Direi sì. È il museo giusto? Sì. Ragazzi, siamo dentro. Fantastico. In questa prima sala ci sono dei pannelli con una cronologia di tutti gli avvenimenti che riguardano il ritrovamento. Siamo al secondo piano, qui è conservato Ötzi stesso e tutto il suo corredo. Siamo in fila per vedere Ötzi. Sfortunatamente non si possono fare riprese qua dentro. Al secondo piano è conservato tutto il corredo di Ötzi, dalle sue armi ai suoi vestiti, che però purtroppo non posso filmare. Allora ragazzi, ricapitoliamo un attimo perché mi sono gasato in una maniera allucinante e non mi ricordo più che ho ripreso, che ho detto, che non ho detto. Allora, al piano terra
che c'è. Allora ci sta la timeline con tutta la ricostruzione del ritrovamento di Ötzi. Ok, primo piano. Ci sono i reperti veri e propri. Veri e propri. I vestiti e non si possono assolutamente fare riprese, quindi non ve lo posso far vedere. Magari qui ci metto, non so, delle immagini di repertorio. Sì, sì. Magari di Ötzi. Sì, beh, certo, non certo le mie, di cui non frega niente a nessuno. E poi al secondo piano c'era? Al secondo piano c'è tutta una mostra che ricostruisce la scienza dietro i ritrovamenti di Ötzi, quindi tutte le tecniche che hanno usato di tomografia assiale, di analisi del DNA, eccetera eccetera. Perfetto. E a questo punto ci troviamo invece al terzo ed ultimo piano, dove c'è in allestimento una mostra temporanea. E niente ragazzi, siamo fuori. È stato breve ma intenso. Adesso siamo venuti in questo parchetto pubblico molto molto bello per pranzare. Classico panino al prosciutto. Oddio, non proprio classico perché il pane è di segale. Il museo è stato fantastico, mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente emozionante. Mi dispiace non avervi potuto mostrare la parte più consistente, però purtroppo le riprese erano proibite e questa è una cosa che mi ha lasciato un pochettino spiazzato anche a me, perché proprio non era una cosa a cui non avevo assolutamente pensato, del fatto che non si potesse riprendere. Comunque il posto merita veramente tanto, è un qualcosa che secondo me tutti dovrebbero vedere. Colpisce lo stato di conservazione sia del corpo che di tutti gli strumenti, gli attrezzi, l'ascia, l'arco, le frecce. Comunque fa effetto immaginare la vita di quest'uomo che alla veneranda età, per l'epoca, di 45 anni si muoveva in montagna sul ghiacciaio, in freddo e con una marea di altri impedimenti, l'artrite, abbiamo visto i parassiti, le pulci, insomma veramente una cosa incredibile. E quindi niente, è andata. Adesso ci rimane diverse orette di tempo, perché comunque il treno del ritorno ce l'abbiamo alle 7:30, quindi dobbiamo darci la pazza gioia qui a Bolzano. Insomma, che te ne pare di questa città? Bellissima. Non c'ero mai stato, o se c'ero stato me lo sono dimenticato perché ero piccolo, ma è carinissima. Cioè, non guarda, io questa città bellissima. Io ci vivrei proprio, ci metterei la firma col sangue. Ma oddio, a viverci proprio no io, però tanto alla fine, cioè, preferisco Milano, però questo è un vicino secondo. Qua ci vuole che entriamo, eh? Che dici tu? Sì, ottimo. È il caso. Stazione, stiamo aspettando, tra poco passa il nostro treno. Oggi con le riprese mi fermo qui, tanto ci manca giusto il viaggio in treno fino a Milano, cosa che avete già visto stamattina, quindi ci vediamo domani. Buongiorno, ultima mattinata qui a Milano per me, prima del rientro a casa. Stiamo andando fare una passeggiatina a Parco Sempione per cercare un po' di relax. Ieri sera il rientro a Milano è stato a dir poco allucinante, perché un'odissea, perché il nostro treno da Bolzano a Verona ha fatto ritardo, quindi poi a Verona abbiamo perso la coincidenza col Frecciarossa e da lì in poi ci sono state tutta una serie di vicissitudini che per fortuna poi hanno visto il nostro rientro trionfale a Milano a bordo di un van dai vetri oscurati e io non aggiungerei altro. Il tempo non è dei migliori, stamattina minaccia pioggia, però
almeno stiamo un pochettino freschi. Stiamo entrando dal castello Sforzesco. Ragazzi, direi che per questa volta possiamo concludere qua. Spero che questa tipologia di video un po' insolita per me vi sia piaciuta. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di fare cosa, diciamolo, perché molta gente ancora non l'ha capito. Di iscriversi per non perdersi tutte le altre prossime avventure. Esatto, okay. Però prima ancora di mettere un like. Quindi pollice in su. Me lo dimentico sempre. A io stecca. Mi dimentico sempre di metterti like. È male, molto male. Aspetta, regolo l'esposizione. Ma siamo col pollice in su, sparati a stecca. Col pollice in giù. Ricordatevi sempre che in descrizione trovate tutti i link dei miei canali social. Quindi andateli a curiosare. Andateli a curiosare. Okay. Così. Da Parco Sempione è tutto, ragazzi. State bene e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Ciao. Siamo. Bisogna schiacciare rec, queste infatti, sono le basi. Ho pensato a tutto, Madonna, che diavolo che sei. Sì, sono un satanasso. Come d'altronde si addice a due personalità del nostro calibro. Direi quello col pollice in su. Su, quello, ok, yeah. Stampato.